Care sorelle, cari fratelli, in particolare cari ammalati, continua il percorso della Quaresima. La scorsa domenica abbiamo incontrato Gesù nel deserto. In questa seconda domenica di Quaresima siamo condotti da lui su un alto monte, ci dice il Vangelo. Scenari diversi che rappresentano lo stesso agire di Dio che accompagna e che si prende cura dell'uomo. Ci aiuta a fare esperienze alte ed altre. Siamo nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo e nel capitolo precedente Gesù aveva detto ai discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste parole non possono essere slegate dal brano odierno della Trasfigurazione. I discepoli hanno già compreso che la strada indicata dal Messia conduce alla croce, ma non riescono a capire quello che, diciamolo con chiarezza, tante volte fa difficoltà anche a noi, cioè di come la sofferenza può nascondere e rivelare solo in seguito la gioia della risurrezione. Gesù fa fare a tre dei suoi discepoli l'esperienza della risurrezione. Bensì essa è transitoria. Saranno gli stessi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, a fare anche l'esperienza dell'orto degli ulivi, per fare memoria della sofferenza prima della gloria. Dio ci prende in disparte e ci rialza. In questo brano la luce fa da padrona, una luce che mette i discepoli a proprio agio, tanto da indurli a chiedere a Gesù di restare lì per sempre e per abitare quella situazione. Poi ascoltano la voce che dice: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. L'Evangelista poi continua dicendo che all'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Un gesto di adorazione, accompagnato da quel timore sbigottito che l'uomo prova sempre quando si avvicina al sacro. Sorprende che il gettarsi faccia a terra da parte dei discepoli non avvenga di fronte alla visione, ma nel momento dell'ascolto della voce. È l'ascolto che forma il discepolo. Il messaggio è chiaro, cari fratelli e care sorelle. Solo la fede che nasce dall'ascolto della parola di Dio consente di incontrare il mistero. La voce fa cambiare la storia. Ascoltare Cristo e salire con Lui sul monte Tabor significa permettergli di entrare nella nostra vita, lasciare che la Sua parola illumini i nostri progetti e i nostri sforzi. Con Lui anche noi siamo chiamati a essere uomini trasfigurati, cambiati dalla parola di Dio. Infatti, quando Pietro esclama: è bello per noi stare qui con te, afferma e dice tutta la gioia di appartenere a Cristo, di orientare la propria vita alla sua sequela. Solo chi vive l'esperienza dello stare con Gesù e ascoltarlo contribuisce a trasfigurare persone, eventi, situazioni. Non sono i grandi strateghi o i politici a trasfigurare la storia. Possono farlo solo i nostalgici di quella vera luce che questa domenica su quel monte emana Gesù. Individuare la vera luce, ci dice un padre della Chiesa, San Gregorio Nazianzeno, cito: è come la caccia alla volpe, dice. Avete presente la caccia alla volpe? La volpe corre e i cani corrono a perdifiato dietro alla volpe. A un certo punto, però, alcuni cani, stremati dalla fatica, smettono di correre, si fermano e tornano indietro. Altri cani, invece, continuano a correre fino alla fine, fino a che la volpe non è stanata. E San Gregorio si chiede: perché avviene tutto questo? La sua risposta, continua a citare, dice: perché i cani che hanno visto la volpe
prima o poi si stancano, rinunciano, mentre quei pochi che hanno avuto la fortuna di vedere la volpe proseguono la loro corsa fino in fondo. Buona festa della donna a tutte allora e buona domenica della Trasfigurazione a tutti voi.